Ciao. Insomma, io ho perso tutto perché dobbiamo tirar via un po' di roba. Boh, ma adesso che è tutto vuoto. Adesso che è tutto vuoto, vediamo sotto il pavimento com'è. Smontiamo ancora un po'. Carlito! Ciao, bello! Ci siamo le ultime viti che sono rimaste, poi cerchiamo di capire se c'è altro che tiene il pavimento e ci siamo. Vadi, vadi. Perché qua tutte le altre le avevamo già tolte, mancano solo più quelle. Questo bordo qua lo teniamo come dima perché molto probabilmente lo rifaremo poi sempre in inox qui per fare il gradino fra il pavimento e il legno che andremo a mettere, è questo. Il pavimento attuale in realtà è già in legno, però tutti questi fori giganti comunque i suoi anni, quindi noi andremo a toglierlo, lo useremo come dima per fare quello nuovo e basta. Adesso che tiene ancora qua, ci sono ancora sicuramente tutte queste viti qua da togliere di sto bordino qui che fa da battuta. E poi teoricamente dovrebbe venire via. Teoricamente lo dico due volte perché gli imprevisti sono dietro l'angolo. Vadi, vadi. Può? Può? Sì che si può. Oh. No, non viene ancora su. No, perché se no bisogna togliere tutti questi. Secondo me è sotto, ci sono altre viti, marce. Che ci fai tu qui? Non stavi dormendo? Ma non stavi dormendo? Traverrimo. Sapete per cosa abbiamo usato anche questo? No. Per togliere il termoformato del piatto doccia del bagno. Ah già, è vero, molto delicatamente. La strategia era la stessa. Però già. Cosa serve un piede di porco? Tanto per dire. Tolto i tasselli in plastica, tolto il tappetino come avete visto, abbiamo trovato sotto delle, sembrerebbero delle viti, però hanno la testa perfettamente rotonda. Ora andiamo a pulire bene bene dentro per capire cosa sono, se torx, brugole. Però il foro iniziale è tondo, quindi è molto strana sta cosa. Non vorrei che siano tipo dei chiodini o cose strane. Abbiamo constatato che sono rivetti, quindi andremo a toglierli con il trapano. Me oui, con la nostra solita delicatezza. Servirebbe una scoperta. Ehi, yeah, ce ne sono un sacco. Woo! Sono tanti pannelli, guarda. Uno, due e tre. E qua perché c'è questo? E vuoi ridere? Sono fatti perfetti per, per le tre lunghezze. Ma perché ne abbiamo solo uno? Di quello? Perché lì probabilmente è predisposto per un ulteriore. C'è cioè un'altra fila di sedie da tre. Quindi diventa 3, 6, 9, 12 posti volendo crudo. Sì, non sai come arrivi. Eh no, perché c'è la versione. No, ma c'è la versione che dei sedili che il primo si rifinisce in avanti per entrare dietro. La versione 12 posti di Pluto e quella non c'è virus. Tutti appiccicati. Tutti vicini. Vicini. Ma posso svitarne qualcuno io? Così puoi fare qualche clip con la Sony. No. Dai. Io sono certo che qualcuno che sta guardando questo video si chiederà se il pavimento è in legno ed è comunque messo bene, così fissato bene, perché non metterci l'asse di legno sopra? Continuare così? Per due semplici motivi. Il primo è che vogliamo coibentare, quindi per forza di cose se andiamo a coibentare, cioè potremmo coibentare sopra il legno che c'è già.
Però essendo che siamo già tetto basso, ogni centimetro è vitale in altezza, quindi non ha senso andare a rialzarsi magari 4 cm quando basterebbe 2-3. Il secondo appunto è quello, che la coibentazione la voglio mettere anche fra lamiera e legno. È vero che così sarebbe ancora meglio, perché c'è legno, ci sarebbe legno, isolante e legno di nuovo, però appunto ci alzeremmo troppo. Quindi ora andiamo a togliere tutto, manteniamo questi pezzi di legno perché li useremo poi come dima per tagliare poi il pavimento nuovo. Dimmelo tu se saranno tutti. Questa è una bella domanda, però pare di sì, dai, proviamo a togliere il primo pannello. Ma è sempre più giallo questo furgone dentro. Sempre più giallo sotto, giallo sopra, giallo di lato, giallo dentro, dietro, fuori. Siamo vedere i vari strati, quindi avevamo sopra il tappetino in gomma, poi il pezzo in legno, poi questa specie di isolante che ormai è diventato secco, che però è made in Germany, attenzione. Chi è stato più bravo? Tanto tutto intero lei, io sto facendo pezzi. Chi è stato più bravo? Lei. Ah, lanciare il pezzo fuori io, però ho volato. Così quello che rimane, però un colpietto, visto? Sì, provo a togliere sto striscia qua, col pezzo. Ah, qua con una mano io, tu cosa usate due? Certo, finito. E ufficialmente... vuoto! Abbiamo tantissimo da pulire prima di poter procedere con i prossimi step, però è vuoto. Dobbiamo pulirlo tutto, sopra, sotto, sì, di lato, intorno, così poi possiamo lavorare tutto sul pulito e capire anche se c'è qualcosa da sistemare. Yes! Che figata però, ragazzi. Stiamo convertendo un van. Guarda, io ho la mia tecnica della scarpa Adidas da 20 euro. Infatti non ho capito come facciano a essere Adidas da 20 euro. È un po' come la gomma per cancellare le linee. Tu usi la gomma della scarpa per cancellare lo sporco. Funziona. Hai visto? Perché qua è tutto professional. Voi non avete idea di quante cose meravigliose vedrete da qui in avanti. Va bene, dai, ci vediamo domani quando è finito, eh. Ciao. Sei totalmente in controluce, aspetta che facciamo sparire il sole, eccoti, ti si vede. Ciao, volevo venire sotto il sedere perché sono congelata e mi sono messo, sapete che i piloti hanno i guanti per guidare i mezzi, mi sono messo i guanti da lavoro perché gli altri li ho lasciati sulle icone, come sempre siamo senza riscaldamento e stanotte ha fatto molto freddo e oggi siamo a uno sfascio carrozze perché dobbiamo, pare che sta piovendo dentro, fuori c'è il sole ma dentro piove e... era una canzone. Sì. Perché buttiamo via i sedili che non utilizzeremo. Terremo solo altri due sedili che si possono mettere qua davanti per farlo diventare tre posti. E tutto il resto buttiamo via. E poi dopo andremo a comprare il legno. Yeah! Carl, dai. Viva! Vediamo quanto c'è il gradino che non buongiorno amici e bentornati sul canale. Quest'oggi siamo di nuovo al lavoro su Pluto. Infatti l'obiettivo è quello di togliere tutti quanti i bulloni che tenevano avvitato il vecchio, anzi che tenevano avvitati i binari, quelli che abbiamo faticato tanto a svitare, e poi andare a dare un po' di antiruggine, perché se hanno tutti quei buchi lì, col tempo, togliendo la rondellina che c'è sotto, secondo me si possono creare problemi, anche perché dalle nostre parti le strade sono pienissime di sale, per poi procedere ovviamente a tapparli questi buchi, anche perché sennò ci si bagna il pavimento da sotto. Però in realtà mentre facevo un giro intorno a Pluto mi sono reso conto che abbiamo un problema.
Infatti ho visto che abbiamo una gomma a terra. È vero che abbiamo usato il mezzo ieri sera. E in realtà il problema penso di aver già capito qual è. Questa è la gomma innanzitutto. A terra. E fondamentalmente in realtà da qua sopra proprio, da qui, io ho tirato via questo bullone qua. Che stranamente non so di cosa sia, perché non è di Pluto, non l'abbiamo smontato in questi giorni, però magari in qualche lavoro passato chissà ci sarà caduto e ci siamo passati sopra con le ruote. Non so bene come o perché, però niente. Quindi sta di fatto che ora devo smontare questa ruota e montare quella di scorta, anche perché stasera vogliamo andare a Torino a comprare il legno per fare tutto il pianale. E quindi ci serve a posto. Fra l'altro probabilmente la ruota di scorta devo comunque smontarla per poter accedere a quei bulloni che devo togliere, quelli che tenevo i binari, però diciamo che avrei preferito toglierla senza doverla sostituire. Fra l'altro qui dietro vedete tutto il materiale isolante che abbiamo già comprato, però abbiamo comprato dei fogli da 1 centimetro di polistirolo, che non sappiamo ancora bene dove ci serviranno, ma ci serviranno, della lana di roccia e della lana di vetro. È vero che ci sono tanti altri isolanti più blasonati e tutto, però costano anche un botto. Queste qua ci sono sembrate le soluzioni migliori e più economiche, e anche come isolamento sono top. Poi abbiamo letto anche che non assorbono l'acqua, comunque sono idrofobiche tutte quante, quindi non dovremmo avere grossi problemi. Ne abbiamo comprato un po', non abbiamo fatto il calcolo esatto di quanto ce ne serviranno, però si inizia poi con queste e poi si procede. Tanto in ogni caso prima dobbiamo riparare la carrozzeria. Arrivati a questo punto vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, perché a voi non costa niente, però a noi ci aiuta veramente tantissimo a portare sempre più contenuti e di qualità. E niente, direi che possiamo iniziare. Adesso cerchiamo di capire come si toglie la ruota di scorta, poi buttiamo sul crick e via. E poi penso faremo un video sulla riparazione della gomma, anche perché queste gomme qua sono nuove e assolutamente non si cambia. La ruota di scorta, al di là di sti corrugati che andrò a tagliare via con le fascette, dovrebbe essere tenuta da questi ganci qua, che probabilmente si calano da un bullone che c'è dentro. Quindi ora andiamo a tagliare prima 3 fascette e poi ci vediamo di svitare questi bulloni. Ok, secondo me i 2 ganci, anche perché in comitanza sono quelli, i 2 bulloni da svitare sono 1 e 2. Perdonate il delirio, ma tutta sta roba qua dovevamo buttarla, solo che l'ecocentro era chiuso, quindi è rimasta qui. Adesso poi per togliere tutto ovviamente la toglieremo da dentro. Per il momento iniziamo a cambiare la ruota, perché senza fare quello non andiamo da nessuna parte. Sono curioso di vedere se la chiave, quella per svitare le ruote, è grossa come il bullone che devo andare a svitare dietro. Anche perché se mi fosse successo in giro di bucare senza chiavi alternative non sarei riuscito a toglierla. Quindi tra l'altro colgo l'occasione per farvi vedere dove ho messo il crick nello sprinter, che secondo me è un posto geniale. E cioè qua, lato passeggero, qua sotto, così, ok, e voilà, qua abbiamo le chiavi e il crick. Il crick lo lasciamo momentaneamente qua, e qui abbiamo questa, che teoricamente è lei. Ok, più giù di così non va, quindi ora penso che bisogna alzare un po' e sganciare queste 2 perne. Sì. Ed eccola. Sono un po' preoccupato dal guardare di che anno è. Al di là che marcia, è sporchissima. Però è made in Italy, ma che marca è sta gomma? Boh, non si capisce. Vediamo se troviamo l'anno di produzione. Secondo me è vecchissima. Vabbè, la premessa è comunque che dobbiamo usarla solo per andare a Torino e tornare. Non è che ci faremo lunghi viaggi, perché poi l'idea è di riparare quella vecchia di gomma. Però, ok, non l'ho trovata perché è veramente sporchissima. Non ho voglia di mettermi lì a pulire tutto, perché ho 1,5 miliardi di cose da fare. Ma forse è quasi meglio così, quindi io non sapere, va. Prendiamo il crick.
Pluto è sollevato. Pensavo di doverlo alzare dal ponte, in realtà il click era troppo alto per alzarlo sul ponte. Leggendo sul manuale di uso e manutenzione indicano di alzarlo da dove in pratica è attaccata la balestra, nel punto anteriore. La cosa che ho capito è che mi sa che dobbiamo prendere un altro click per Pluto, perché ha due cilindretti in pratica. Il primo sale su tutto, il secondo sale su veramente pianissimo e non sono così convinto che... cioè dovrebbe salire molto più in fretta anche la seconda parte, quindi mi sa che ne prenderemo un altro. Comunque adesso dovrebbe essere abbastanza sollevata, quindi svitiamo e cambiamo. Ok, ruota cambiata, ora svuotiamo tutto quanto da dentro Pluto, così poi iniziamo a contare i buchi, togliere tutti i pezzi di bulloni che sono rimasti dentro e poi verniciare. Ok, adesso almeno riusciamo a capirci qualcosa. Vi faccio vedere alcuni fori dove è già venuto via il bulloncino che dovevamo togliere e altri invece dove c'è, e vediamo come toglierlo. Due metodi poco ortodossi ma che dovrebbero funzionare. Questo qui è uno che ovviamente manca già il bulloncino. Come potete vedere tutta l'area in realtà intorno è a posto. C'è solo un filo di ruggine proprio dove c'è il foro, ma è palese quello. Quindi l'antiruggine andremo a metterlo sia da sopra che da sotto. In altri punti invece, tipo qua, non è venuto via, è rimasto lì, anzi trapanando l'ha fatto effetto rivetto, quindi si è allargata un po' la testa e ora dobbiamo capire un attimo come toglierlo. Cioè è veramente assurdo che giri così liberamente, c'è vuoto, ma non si sfidi, cioè non va giù, non c'è niente sotto, c'è solo un dadino, devi scendere. Allora, diciamo che gira liberamente e... però qui non ho più appigli. Proveremo qui dopo a tirarlo fuori da sotto. Andiamo avanti con quello dopo. Arrivato a questo punto mi sono armato di diluente sintetico, Scottex e cartavetro, così andiamo prima a pulire e poi dare una grattatina dove c'è un po' di ruggine. E poi ci ho pensato bene, anziché dare, essendo che in un punto sono punti dove non si vedranno per la fine, preferisco dare la catramina al posto dell'antiruggine classico, perché nel tempo la catramina è un po' quell'effetto gommato che anche se becca pietro cose non salta, mentre l'antiruggine normale potrebbe staccarsi negli anni. Ed essendo un punto che non si vede però è sotto, comunque molto esposto, sono più tranquillo. Ok, a costo di al massimo rimandare a domani la catramina, ho visto, cioè viene veramente troppo pulito passando il diluente, quindi ora mi metto lì e passo il diluente su tutto il pavimento in maniera tale da togliere questo vecchio rivestimento barra colla e portiamo tutto bello pulito, perché non ha senso pulire solo la zona, che poi dopo comunque dovrò pulire tutto, quindi facciamolo una volta per tutte, va. Ormai è notte, non si vede più niente, però direi che c'è un prima e dopo impressionante, considerando che là ho già qua ho grattato ma non ho passato il diluente, qua ho grattato e passato il diluente e guai com'era prima. Direi che wow.